Senatore Villarreal Badea, all'Aquila per sostenere la foltissima comunità romena presente qui. Sì, è vero, mi trovo qui all'Aquila. Io praticamente sono stato votato nel 2008 da due romeni che vivono in Europa e in Asia. E in Italia vengo spesse volte, sono stato sia nel nord che nel sud in Catania, a Roma tante volte. E per la prima volta sono oggi ad Aquila, praticamente per poter entrare in un dialogo con la mia comunità, per vedere quali sono i problemi, per vedere qual è la maniera in cui noi possiamo appoggiare la nostra comunità ed evidentemente per avere la possibilità di parlare ancora una volta sull'integrazione della nostra comunità, sull'impegno assolutamente necessario della nostra comunità per entrare nella vita civica della città di Aquila e della regione di Abruzzo, e per farsi sentire anche loro, per arricchire anche loro la società nella quale vivono insieme agli italiani. Cominciamo dall'integrazione. Com'è secondo lei? Buona, meno buona? Può migliorare? Secondo me tutte le cose si possono migliorare. Noi abbiamo, diciamo, l'opportunità e abbiamo anche la fortuna di essere cristiani, di essere latini come gli italiani, di avere più o meno lo stesso carattere e soprattutto di aver vissuto in un periodo, in un contesto molto difficile per noi, e in questa situazione di poter apprezzare sia il modo in cui siamo stati ricevuti, siamo stati anche recepiti dai nostri fratelli italiani, e possiamo apprezzare senz'altro il nostro ruolo nella società italiana, e per questo evidentemente di poter farci necessari alla società italiana. Per me, io penso che sull'aspetto dell'integrazione le cose possono essere migliorate, ma abbiamo tutti questi vantaggi che ci fanno essere più comodi rispetto al processo di integrazione dei rumeni in Italia. Per quanto riguarda l'Aquila, secondo lei c'è più integrazione o più scetticismo o addirittura razzismo? Razzismo? In Italia? In Aquila? No, in Italia non è razzismo, secondo la mia opinione, e non lo dico perché parlo adesso con lei. In Italia, diciamo, se appaiono delle cose che escono dal normale, sono sotto controllo, sono delle cose che non caratterizzano e non dicono assolutamente niente sul cuore e sulla struttura del popolo italiano. Anzi, noi qui ci sentiamo molto bene, proviamo di farci ancora il nostro dovere, e nel caso in cui appaiono delle situazioni che sono state generate dai malviventi che sono della nostra nazione, vi dico che queste situazioni ci fanno molto male, soprattutto a noi, alla nostra comunità, alla comunità romena che sta lavorando, che si sta divertendo, che sa mantenersi la sua spiritualità e la sua identità nazionale. L'Aquila, la vista, come le è sembrata? L'Aquila era una bella città. Dopo questo maledetto terremoto, visto che praticamente tutto è in buio, tutto è sfasciato, ma io ho la certezza che le autorità italiane sapranno portare l'Aquila laddove è stata, sapranno rifare questa bellissima città italiana, e questo che questo verrà fatto nel più breve tempo, perché i cittadini nostri, diciamo così, perché quando i cittadini nostri faccio riferimento sia agli italiani che ai rumeni, possano godere della bellezza e di questa stupenda città italiana. Io penso che le cose si riprenderanno subito. Giorgio De Matteis, nell'insieme di esperienze, di realtà del progetto L'Aquila Città Aperta, anche una candidatura di un esponente della comunità rumena. Sì, è uno dei modi di testimoniare realmente come si possono raggiungere livelli di integrazione adeguata. Mihail è cittadino italiano, è da molti anni in Italia, ha lavorato in maniera dura, si guadagna onestamente da vivere
in Italia da molto tempo, si è perfettamente integrato, è uno dei segnali positivi in questo senso. Quando ci sono persone che lavorano, si integrano, riescono a dare il meglio di sé, è giusto che si rilevi e si porti a casa questo gran risultato che è l'integrazione vera. Attraverso questo tipo di lavoro, che è stato condotto dalla lista di Luigi Deramo Prospettive 2022, si è realizzata una integrazione non a parole, come molti predicano, ma nella sostanza reale, vera. Questa candidatura ne è un segnale, questa comunità importante in Città dell'Aquila deve essere una comunità che deve essere perfettamente integrata e stiamo lavorando perché questo accada. D'altra parte, pensare alla nostra città in questo momento come una città che non si occupi di questi problemi sarebbe inutile oltre che dannoso, e quindi questo è un segnale che abbiamo mandato all'intera comunità, averla vicina per partecipare in maniera decisa e responsabile al futuro della città. Lui è candidato ad essere un consigliere comunale, è vero? Il consigliere straniero invece è un istituto, una figura che ha ancora senso? Ma guardate, io comincio a pensare che questa idea del consigliere comunale straniero non abbia ragion d'essere nel momento in cui ci sono queste comunità che in questo momento sono presenti qui all'Aquila, non solo quella rumena, ce ne sono tante altre di comunità straniere, che devo dire stanno dando molti di loro un segnale estremamente positivo. Per quello che ci riguarda, l'ordine e la sicurezza in questa città sono assolutamente fondamentali. Abbiamo previsto che nella nostra giunta comunale ci sia, all'interno di uno degli assessorati, una precisa delega alla sicurezza, naturalmente senza che questo intervenga su ciò che riguarda per competenze la prefettura e le forze dell'ordine, ma riteniamo che il comune non possa essere estraneo al controllo, al mantenimento, alla salvaguardia dell'ordine pubblico e della sicurezza, e l'integrazione con le comunità straniere è uno dei punti fondamentali perché questo obiettivo si realizzi. Luigi Deramo, 15 giorni alle elezioni, a che punto è la campagna elettorale? Ma siamo a buon punto, abbiamo incontrato centinaia di cittadini, la nostra è una campagna elettorale partecipata con la base della città, c'è un grande entusiasmo su Prospettiva 2022, la lista che noi abbiamo messo in piedi a sostegno di Giorgio De Matteis, quindi ci possiamo ritenere veramente soddisfatti. C'è anche nella lista la rappresentanza con Michael Fiu, come mai questa scelta? Ma perché abbiamo voluto dare dimostrazione che noi, a differenza di tutti quanti gli altri, la partecipazione dei cittadini comunitari alla vita politica e amministrativa, la perfetta integrazione, noi non la predichiamo, noi la pratichiamo, e quindi riteniamo giusto che la comunità rumena, nel caso specifico, possa esprimersi attraverso una propria rappresentanza all'interno della lista. Un consigliere straniero forse può fare di meno di un consigliere comunale straniero? Assolutamente, anche la norma del consigliere straniero andrebbe rivista, è un consigliere che può partecipare esclusivamente alle sedute di consiglio comunale senza neanche diritto di voto. Io credo che un paese migliori nel momento in cui riesce a trovare un perfetto equilibrio con le persone comunitarie che vengono in Italia a lavorare, che pagano le tasse, che sono perfettamente integrati e che rigettano e rifiutano la delinquenza così come facciamo noi. Michael Fiu, candidato con Prospettiva 2022, perché? Perché siamo rumeni, siamo tanti, non abbiamo una voce al comune. Magari in questa maniera riusciamo a dire la nostra, impegnarci nella ricostruzione. Siamo tanti, siamo nell'edilizia, lavoriamo, più di questo che dovrei dire. È una comunità molto numerosa e anche integrata? Integrata parzialmente, infatti questo è un nostro cavallo di battaglia, se vogliamo così dire, l'integrazione al primo posto. Molti di noi non riescono ad essere totalmente integrati per molte mancanze. Forse attraverso la mia persona riusciremo a fare qualcosa per loro, per noi e per tutti. Gli aquilani come si comportano con i rumeni? Una domanda a cui non posso rispondere totalmente, perché non è che ci sono, come in tutte le comunità, le pecore nere, ci sta gente che lavora, ci stanno comportamenti diversi da persona a persona, penso. I buoni e i cattivi. I buoni e i cattivi. Ma la comunità in sé, la comunità in generale, non è vista molto male, perché ovviamente una grande percentuale lavora, anzi diciamo che più del 95% penso lavori,
gente seria, gente che porta. Quanti sono i rumeni? Alla Laguna penso intorno a 3-4 mila, se non di più. Poi bisogna fare un censimento. E bisogna migliorare. Bisogna migliorare il loro comportamento, bisognerebbe comunque fare un interscambio culturale tra i rumeni, tra gli italiani, il che, cioè, cosa che non succede ancora, non succede assolutamente. I rumeni stanno da una parte, gli italiani da un'altra parte, noi cerchiamo di metterli insieme e perché no farci conoscere. Noi agli italiani e gli italiani che conoscano meglio la nostra cultura.